perché Di Maio difende a spada tratta questa quota 100? Perché per la verità nel precedente governo era il reddito di cittadinanza il cavallo di battaglia dei 5 Stelle, no? No, nel precedente governo si tendeva a dire che tutto quello che faceva il precedente governo l'aveva voluto Salvini. In realtà la lotta contro la legge Fornero accomunava Salvini e Di Maio e quota 100 era una battaglia di entrambi in tutta la campagna elettorale, anzi dicevano molto di più, non dicevano soltanto quota 100, dicevano proprio di superare la legge Fornero. Poi si ridussero a quota 100 perché di più non potevano permettersi. Visto che già quota 100 costa parecchio, adesso le adesioni sono meno del previsto, quindi fortunatamente ci sono dei risparmi, ma quella era veramente una battaglia che accomunava entrambi i partiti e l'avevano promesso entrambi ai loro elettori, quindi era abbastanza difficile rimangiarsi pure quella che era, diciamo, il minimo sindacale rispetto a una legge Fornero che loro avevano contestato praticamente in maniera integrale, totalitaria.